Federico Allegretti, lei rappresenta la rete degli studenti medi, ma occhio e croce, lei ha un po' più di 14 anni. Sì, direi di sì. Sono il coordinatore nazionale, solitamente le strutture nazionali, diciamo, sono fatte da persone che hanno maturato un'esperienza all'interno dell'organizzazione e da persone che sono in ogni caso nella disponibilità di poter svolgere determinate attività anche durante la mattina, orario in cui di solito gli studenti e le studentesse vanno a scuola ed è giusto che sia così. Voi state rappresentando gli studenti delle scuole medie per una forma di interrogazione che non vi piace, cioè aver fatto bendare i ragazzi durante le interrogazioni in DAD, voltarli di schiena, cose di questo genere. Ma quale potrebbe essere un metodo per i docenti di interrogare gli studenti avendo garanzia che non codino? Allora, è evidente che intanto ci sia la necessità per gli studenti e le studentesse di poter svolgere le verifiche, in generale le lezioni didattiche a distanza in maniera serena, e per i docenti di poter lavorare con tutte le garanzie del caso. Io credo che non ci sia una maniera univoca in cui è possibile svolgere questo compito, credo che la maniera più opportuna sia quella di verificare insieme all'interno di ogni gruppo classe quelle che possono invece essere le modalità più opportune. Poi viviamo ormai da un anno praticamente senza tutta una serie di garanzie, è l'unico modo che è possibile per evitare che si ripeti un episodio del genere è quello di, insomma, innanzitutto partire dal livello nazionale, quindi anche con il Ministero, e creare queste garanzie che poi a cascata possono diffondersi su tutto il territorio. Ma un esempio di garanzia? Ma intanto la garanzia mi sembra in questo momento che non debbano ripetersi episodi di questo tipo. È evidente che non è un caso isolato quello della studentessa bendata durante l'interrogazione a Verona, è evidente che al di là di questi episodi un po' più critici ci siano comunque le difficoltà strutturali, quindi è una discussione che si sarebbe dovuta fare, che in realtà non si è mai fatta in maniera strutturale a livello nazionale, perché non c'è mai stato un tavolo che costruisse le garanzie per tutte e per tutti con il Ministero dell'Istruzione. Ormai speriamo di essere quasi alla fine di questa esperienza, però questo ci deve insegnare che anche nei momenti più critici non ci possiamo permettere di ignorare questi fattori. Ma quale potrebbe essere un'alternativa all'interrogazione? Ma io non credo che il problema sia trovare un'alternativa all'interrogazione, almeno in questo momento. Io credo che invece bisogna trovare le modalità per svolgere le attività nella maniera più opportuna, perché è ovvio che i docenti devono svolgere le verifiche, ci mancherebbe altro, però nell'effettuare questo lavoro bisogna anche tenere conto, avere la consapevolezza del fatto che gli studenti e le studentesse sono ormai da un anno in questa condizione, è comunque una condizione di sofferenza in ogni caso, e che comunque questi gesti sono anche, a un certo punto, diventano gesti violenti, prevaricatori nei confronti degli studenti, che sicuramente devono avere un rapporto con i docenti anche di rispetto, ma si vuole rispetto anche per la studentesca. Come avrebbe potuto essere un sistema di interrogazione senza il controllo, di fare in qualche modo il furbetto? Uno studente che fa il furbetto è un danno per se stesso e per la società in futuro. Qualsiasi cosa andrà a fare sarà una cosa che compirà da impreparato. Oddio, non penso che se uno studente copia o sbircia durante la verifica possa essere, diciamo, un danno alla società, anche perché, insomma, penso che non sia una cosa che non è mai successa, e che anzi penso sia un fenomeno molto diffuso, ma insomma sappiamo tutti perfettamente come si vivono gli anni dell'esperienza a scuola. Io ripeto, credo che la maniera più opportuna debba essere verificata in questa situazione all'interno di ogni gruppo classe, cioè ci deve essere la consapevolezza sia degli studenti sia dei docenti che deve esistere un rapporto di rispetto e anche un rapporto di fiducia nel svolgere questa attività, anche perché poi, insomma, utilizziamo uno strumento che non è che possa dare molte certezze, perché la didattica a distanza ovviamente ha dei difetti che sono intrinsechi, che sono strutturali, e oltre a quelli in questo momento non si riesce ad andare, quindi è evidente che comunque in ogni caso si deve trovare un compromesso. Non c'è la soluzione scientifica unica, ma c'è innanzitutto la compartecipazione alle decisioni tra gli studenti e i docenti, anche perché l'appello che noi vogliamo fare ai docenti è che questa cosa non è per, diciamo, manifestare contro di loro, ma è più che altro per rivolgere un appello anche a loro, al fatto che
siamo in questa cosa insieme, non creiamo contrapposizioni, non creiamo fratture all'interno del mondo della scuola, che è un settore che non ha bisogno di queste cose. La DAD dovrebbe andare ad esaurirsi tra piano vaccinale, controllo dell'epidemia e altre. Ha senso organizzare questo flash mob per una situazione che andrà a risolversi, si spera? Oppure temete che questo possa essere comunque un elemento anche per un rapporto, per mettere in evidenza un rapporto che volete diverso con i docenti? Ovviamente ci vuole un rapporto diverso, anche perché non è che prima della didattica a distanza della pandemia la situazione fosse eccezionale. Ci sono dei problemi storici che abbiamo sempre denunciato e che bisognerà risolvere, a maggior ragione da quando si ripartirà. Poi, insomma, non sappiamo in questo momento quando si ripartirà in realtà, perché la situazione ci sembra piuttosto incerta, quindi non siamo nelle condizioni di dire da qui alla fine dell'anno scolastico che questa situazione si esaurirà, o che addirittura da settembre questa situazione sarà esaurita, perché non ci sono ad oggi le garanzie che ci possano essere nel futuro immediato le condizioni per riaprire al 100%. Quindi in ogni caso, insomma, il problema va manifestato e una soluzione anche provvisoria si deve trovare.